2 anni, quasi tre anni senza la festa, c'è grande fermento, sappiamo di tante iniziative che vengono messe in campo. Assessore, però, e poi lasceremo chiudere al nostro sindaco questo primo giro, però è necessario anche lavorare, perché lavorare sulla fruibilità, sul coordinamento e anche sull'accoglienza, perché chiaramente se lavoriamo a cercare di intercettare ciascuno il suo, da alcune associazioni, ci sono anche i nostri amico Luigi che, come dire, è in contatto con gli americani, altri che abbiamo fatto un altro tipo di lavoro, portiamo un incoming qui, però è chiaro che bisogna poi pensare non solo alla festa della sua organizzazione, ma anche alla città, nel suo sistema di accoglienza, perché chiaramente dobbiamo essere al passo con il flusso turistico che sicuramente ci auguriamo ci sarà dopo questo lavoro anche di contatto con le altre comunità. Prego Vincenzo, assessore. Grazie, no, figurati. Buonasera, grazie a tutti. In realtà effettivamente dopo 3 anni le aspettative che riponiamo nella festa sono tantissime, e diceva bene Luca il fatto che comunque questa festa, proprio perché è una festa che ci caratterizza, una festa che ci individua, che ci va ad etichettare un po' all'esterno di quella che effettivamente è la città di Nola, no? L'importanza di questa festa, in quanto proprio festa e appartenente all'UNESCO, dobbiamo cercare effettivamente di andare a rappresentare un qualcosa che sia il frutto di una grande condivisione di tutti quanti noi. È chiaro che a distanza di 3 anni ripartire forse non è facilissimo, però effettivamente abbiamo quella voglia e quell'energia di farlo, e perché no, ecco, cercando di ottenere il massimo che si può ottenere con i tempi anche ristretti che effettivamente andiamo incontro. A settembre, faccio un po' un memorandum, abbiamo fatto un primo incontro con i maestri di festa, in una seduta tutti quanti, appunto con tutti i maestri di festa, perché effettivamente iniziava a emergere quel fermento, un attimo di rompere quel silenzio che si era creato tra l'ultima festa con il Covid, e poi effettivamente i maestri di festa ci chiedevano tutti quanti, no? Non solo i maestri di festa, perché poi quando parliamo di maestri di festa sembra quasi che tutto sia delegato a loro, no, assolutamente, sono una bella parte attiva e operativa di quella che effettivamente c'è dietro la festa, ma anche l'amministrazione che appunto rappresenta l'intera città ha dato la sua collaborazione e confronto. Da questo primo incontro l'esigenza era quello di rompere quel silenzio, cercando di creare anche qualche evento, no? Luigi. Alla fine si è creato questo evento, abbiamo dato l'ufficialità che forse tutti volevamo sentire e lo abbiamo fatto. Quello che chiedevo sin dall'inizio è dire: guardate, da 26 luglio che ci sono stati gli incarichi con gli assessori, tra agosto abbiamo dato tempo per formare un pochettino anche i programmi di settembre in alto, e penso che era, vado a memoria, il 15 settembre circa che abbiamo fatto questa prima riunione. Subito dopo e lì il comune ha subito dato la disponibilità, lo vorrei dire, perché effettivamente poi sembra che magari, ecco, sia da un lato che dall'altro tutti ci siamo cercati di mettere nei limiti di quello che era possibile fare, questo ci tengo ancora una volta a ribadirlo, perché usciamo da una situazione che tutti quanti, man mano riusciamo a portare di nuovo alla luce tutto il nostro splendore della festa e della città. Una settimana dopo circa, insomma,